Villarosa è un paese di fondazione, infatti nasce nel 1761, nasce grazie alle miniere, si sviluppa attorno alle miniere e purtroppo risente di problemi economici con la chiusura delle miniere. Allora a quel punto, intorno al 1980, bisognava ripensare Villarosa da un punto di vista, economico. E noi amministratori ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo avuto un'idea secondo me brillante, cercare un attimino di sfruttare quelle che erano le risorse naturalistiche del nostro territorio. Abbiamo subito pensato a quelle che sono le nostre meraviglie archeologiche. Infatti è stato progettato qualche anno fa il parco archeologico del Morello in collaborazione col comune di Calascibetta, che proprio in questi giorni ha preso il via. Insieme al parco archeologico del Morello abbiamo pensato di poter rivalutare quelle che sono le bellezze naturalistiche della vallata del Morello, cioè dire la vallata attorno all'invaso del Morello. E in questi giorni partirà un progetto di infrastrutturazione appunto della vallata del Morello. In questo progetto sono previste dei percorsi naturalistici, delle epovie che collegano la parte di Petralia con il Nisseno, che sicuramente darà un grosso valore naturalistico al nostro territorio. Io ho un sogno, poter vedere le vecchie case del centro storico svuotate per via dell'emigrazione, poterle rivedere trasformate in casa albergo, poterle vedere trasformate in bed and breakfast, per poter vedere i turisti, i visitatori che vengono appunto a godere delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, poterle vedere passeggiare per le vie della nostra cittadina. Questo è il mio sogno e penso che è pure realizzabile.